Buonasera e ben trovati a Notizie di Prato TG. Partiamo dal ballottaggio di domenica prossima tra il candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada e quello del centrosinistra Matteo Biffoni. E cominciamo dalla visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini, dal leader della Lega, che ieri sera in Piazza delle Carceri ha tirato la volata a Spada e ha detto: chi sta a casa domenica è complice della sinistra. Sentiamo Nadia Tarantino. C'è solo un capitano. Un capitano. C'è solo un capitano. In 3.000 hanno riempito ieri sera Piazza delle Carceri per il capitano e lo hanno fatto con cori da stadio, applausi, bandiere e cartelli. Clima da stadio dove si sta per giocare la finale tanto attesa, quello che ha trovato il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, arrivato alle 21 come da programma perché ha detto: noi siamo gente puntuale, per chiudere la campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada. Un comizio di 25 minuti che Salvini ha aperto con una risposta piccata al sindaco uscente, che mercoledì sera da Piazza del Comune ha detto che Prato non ha bisogno di gente che viene da fuori. Amico mio, se avessi amministrato bene avresti vinto al primo turno e non saremmo qua questa sera. Battimano a ripetizione, quasi uno per ogni parola che lui ha ricambiato con un'ondata di selfie, un'ondata durata 2 ore fino a notte fonda. Se uno è contento della Prato di oggi, continui a votare a sinistra. Se uno spera in qualcosa di meglio, il treno passa domenica e poi non passa più per 5 anni. E chi sta a casa è complice della sinistra. Sul palco i big del centrodestra, pratese e toscano, dai parlamentari agli amministratori delle altre città governate dalla Lega, fino a tutti i vertici di partito e delle liste civiche schierate con Daniele Spada in vista del ballottaggio del 9 giugno. Se da domani a domenica ciascuno di voi diventa portatore sano di entusiasmo, di sorriso, di cambiamento e di voglia di futuro, io settimana prossima torno a Prato nell'ufficio di Spada, sindaco di Prato. Il leader della Lega ha ricordato che Prato ha bisogno di gente che fa e allora, per spiegarlo meglio, ha ricordato i fatti del suo governo. 3.000 nuovi poliziotti in più, 3.000. In meno di un anno i soldi li abbiamo recuperati grazie al fatto che gli sbarchi sono calati del 90%. Meno clandestini, più poliziotti. Spada ha chiesto un voto di coraggio e libertà. Biffoni ha detto: si è piegato davanti agli interessi del PD, dei padroni e dei padrini. Io ho soltanto voi, voi siete quelli a cui dovrei rendere conto. Voi sarete con me nel palazzo comunale e io sarò con voi in piazza e nelle strade tutti i giorni, perché io sono uno di voi, non ve lo dimenticate mai. E ora ascoltiamo i candidati sindaco in corsa domenica. Partiamo da Matteo Biffoni, che ci propone una nuova visione della città per dare una svolta alla sua immagine. Sentiamo. Da queste 3C passa l'idea della sua città. Creativa, competitiva, contemporanea, mi piacerebbe dire anche coraggiosa. Una città che rinnova l'immagine di se stessa attraverso quello che ha. Faccio l'esempio: Settembre Pratese, 130.000 persone in queste 5 edizioni, vorremmo arrivare a 190.000 e sono gli alberi che piantiamo nel piano operativo. Cifra simbolica, tanto per darsi un obiettivo. Persone per la grande maggioranza venute da fuori, e poi i nostri musei, a partire ovviamente dal Pecci, che sta acquisendo davvero un ruolo importante all'interno del panorama culturale italiano, la galleria, diciamo che tornerà, di Palazzo degli Alberti, ormai ci siamo. Pretorio, insomma, raccontare Prato per quella che è, senza nascondere le difficoltà, senza nascondere quelli che sono i temi aperti, ma puntando forte su quelli che sono le grandi forze, grandi punti di luce della nostra città, della nostra comunità. I numeri stanno arrivando, abbiamo visto, perché io credo che non avremo mai, ovviamente, i numeri dei turisti di Firenze, è un altro tipo di dinamica, ma abbiamo turisti che vogliono scoprire la Toscana, che possono avere Prato come base, come punto di riferimento per girare, per fare l'esperienza vera della vita toscana. Bisogna imparare ad uscirne, essere orgogliosi di quello che siamo, essere capaci di raccontare quello che siamo. Daniele Spada invece propone un'ora di sosta gratuita al parcheggio dell'ospedale. Sentiamo. Lei ha fatto una proposta precisa per la sosta davanti al Santo Stefano. Sì, beh, riteniamo profondamente iniquo, direi anche immorale, che si vada
gratis ai centri commerciali, non tanto per i centri commerciali, ma che si debba pagare per andare a visitare i propri cari malati all'ospedale. Noi ci batteremo per mettere un freno a questa situazione, per invertire la tendenza. Noi la voleremo con ASL, ci batteremo con ASL perché venga applicata l'accordo che prevedeva la possibilità di avere il 15% di parcheggi gratuiti. Com'è possibile compensare il mancato guadagno che questa ora di sosta gratuita comporterebbe per il privato che gestisce? Questo sarà un problema del privato e dell'ASL. C'è una convenzione che permette questo e se ne dovranno fare una ragione. A me interessa che ad oggi c'è soltanto un'ora gratuita dalle 19 alle 20. L'amministrazione uscente aveva provato, ma è stata così forte da riuscire solo per un paio di mesi a far sì che ci fosse anche nell'ora di pranzo. Noi chiediamo che invece ci sia appunto la possibilità di parcheggio gratuito. Lasciamo Prato e spostiamoci a Montemurlo, dove Simone Calamai, che ha vinto al primo turno, ha presentato la sua giunta che lo accompagnerà nei prossimi 5 anni. C'è una conferma e 4 nuove nomine. Alessandra Grati. 4 nuove entrate e una conferma, Giuseppe Forastiero, per la giunta Calamai a Montemurlo. La squadra del neosindaco è composta da 5 assessori, tutti provenienti dalla lista PD. Antonella Baiano con delega alla pubblica istruzione. Alberto Fanti è stato nominato assessore al sociale, Valentina Vespi alle delega alla polizia municipale, Alberto Vignoli è il nuovo assessore alle partecipate all'ambiente e al decoro. Giuseppe Forastiero è stato nominato vice sindaco e mantiene le deleghe alla cultura e alla promozione del territorio. È una squadra che mette insieme la continuità, il rinnovamento e l'esperienza, in quanto sono tutte persone che facevano parte anche dell'amministrazione passata, in ruoli diversi ma hanno partecipato a quello che è stato il lavoro per migliorare Montemurlo degli ultimi 5 anni. Calamai per ora tiene per sé deleghe importanti come il patrimonio, il personale, gli affari generali e il bilancio. E inizialmente alcune deleghe molto importanti, soprattutto quelle di programmazione, bilancio, urbanistica e la programmazione dei lavori pubblici, in quanto ritengo sia doveroso innanzitutto come sindaco dare gli indirizzi più decisivi per quello che deve essere il governo della città in questo inizio mandato. Intanto a giorni inizieranno i lavori alla primaria di Bagnolo per l'adeguamento antisismico, mentre a settembre partirà il servizio di accompagnamento sul bus per gli alunni della primaria. Intanto il primo consiglio comunale è fissato per il 13 giugno ai giardini di Villa Giamari. La cronaca, 3 feriti all'ora di pranzo nell'incidente avvenuto all'incrocio tra via Curtatone e via Luti, incidente provocato dal mancato rispetto del semaforo da parte di una delle 2 vetture. Saranno ora gli agenti della Polizia Municipale intervenuti per i rilievi a ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. Le ambulanze del 118 hanno soccorso in codice giallo i 3 feriti, si tratta di marito e moglie italiani di 79 e 70 anni che erano a bordo di una Kia e di un 34enne cinese che era invece alla guida di una Ford. I 2 coniugi sono stati estratti dall'auto, dai vigili del fuoco, intervenuti anche per mettere in sicurezza uno dei 2 mezzi che era alimentato a GPL. Un incendio divampato poco dopo le 12:15 di oggi ha completamente distrutto un magazzino di 150 metri quadrati in via della Lastruccia a Galciana, utilizzato come deposito per vernici e attrezzi da lavoro. Il magazzino è della Prato Color e all'interno c'era anche una macchina che è andata completamente distrutta dal rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato e quelli del distaccamento di Montemurlo insieme a una pattuglia dei carabinieri e una della polizia. Le fiamme sono state spente e l'area, dopo le operazioni di bonifica, messa in sicurezza. Ancora in corso le verifiche per accertare le cause dell'incendio. Ci occupiamo nuovamente della maxi operazione antidroga nel circolo dei VIP, perché gli arrestati sono comparsi davanti al giudice e sentiamo cosa è emerso nel servizio di Nadia Tarantino. Domani tocca ai 3 cinesi arrestati per aver messo a disposizione di facoltosi clienti il locale notturno dove comprare e consumare droga accompagnata da champagne, superalcolici e giovani donne. E lunedì ai 3 cinesi arrestati con l'accusa di aver preso parte la scorsa estate alla guerra tra bande con pistole, coltelli e bastoni alle cascine di tavola, il Tribunale di Prato ha fissato gli interrogatori di garanzia per gli indagati delle 2 ultime inchieste della Procura sulla comunità cinese. Intanto all'appello mancano ancora 7 dei
dei 10 colpiti dalle ordinanze di custodia cautelare chieste e ottenute dai sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Giampaolo Mocetti dopo quasi un anno di indagini dei carabinieri sul feroce regolamento di conti tra gruppi rivali per il controllo della prostituzione. 4 i cinesi che furono accoltellati il pomeriggio del 4 luglio di un anno fa in mezzo ai frequentatori del parco, tra loro tanti bambini, atterriti dai diversi colpi esplosi con 2 diverse pistole calibro 9x21. Armi, ha spiegato il procuratore Giuseppe Nicolosi, in dotazione alle forze dell'ordine non disponibili sul libero mercato. I 3 arrestati, 2 uomini e una donna, compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari lunedì per rispondere di rissa aggravata dall'uso delle armi e lesioni. E intanto continuano le ricerche degli indagati sfuggiti all'arresto e persiste nell'ambiente investigativo il malumore per l'annuncio dato nella mattina di ieri dal ministro dell'Interno Salvini ad operazione ancora in corso. I 3 indagati dell'inchiesta sullo smercio e sul consumo di droga in quello che risultava essere a tutti gli effetti un circolo culturale in via Caduti sul lavoro nel macrolotto 1 saranno sentiti dal giudice domani. Sono accusati a vario titolo di detenzione di droga e agevolazione dell'uso di stupefacenti per aver messo a disposizione i locali del circolo trasformato in un night club con tanto di privé affittati a 500 euro a sera secondo le indagini della polizia a facoltosi clienti in grado di spendere altrettanto e anche di più per lo sballo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, notizie di Prato TG torna domani alla stessa ora, buona serata.